Sii sempre allegramente in pace con la tua coscienza, riflettendo che ti trovi al servizio di un Padre infinitamente buono, che per sola tenerezza scende fino alla sua creatura, per elevarla e trasformarla in Lui, suo creatore. E fuggi la tristezza perché questa entra nei cuori che sono attaccati alle cose del mondo. Pace e bene a tutti. Siamo qui per vivere la nostra esperienza in ascolto del Signore attraverso l'insegnamento di Padre Pio, insegnamento che lui rivolgeva ai suoi figli spirituali con il desiderio struggente di vederli tutti incamminati sulla via della santità. È di questo che Padre Pio si faceva carico nella sua preghiera sacerdotale, nell'offerta del sacrificio e nell'unione all'offerta del sacrificio dell'offerta della sua vita. Quante volte si è presentato al Signore come vittima per i poveri peccatori. Ammirando questo suo grande esempio, ciascuno di noi dovrebbe sentirsi spronato ad essere più generoso nei confronti dei fratelli, di essere più pronto ad ascoltare il Signore che ci invita a fare ciascuno la nostra parte. Mi piace leggere con voi quanto ci è riportato dal libretto Buona Giornata per questo giorno. Sii sempre allegramente in pace con la tua coscienza, riflettendo che ti trovi al servizio di un Padre infinitamente buono, che per sola tenerezza scende fino alla sua creatura, per elevarla e trasformarla in Lui, suo creatore. E fuggi la tristezza, perché questa entra nei cuori che sono attaccati alle cose del mondo. Due aspetti, dunque, vengono sottolineati in questo consiglio di oggi. Sii sempre allegramente in pace con la tua coscienza. Sì, una coscienza pura, una coscienza retta. Non deve temere di nulla, perché una coscienza pura, una coscienza retta è sempre abitata dal Signore. E allora non dobbiamo mai temere. Bisogna andare avanti, consapevoli che siamo al servizio, dice Padre Pio, di un Padre infinitamente buono. Secondo livello, fuggi la tristezza, perché questa entra nei cuori che sono attaccati alle cose del mondo. Quando allora avvertiamo che qualche velo di tristezza vuole offuscare la luce della gioia che lo Spirito Santo mette nei nostri cuori, dobbiamo essere pronti e vigilanti, scacciarla lontano da noi. Padre Pio ci insegna proprio questo: mai dare spazio alla tristezza, ma essere sempre allegramente in pace. E lui ce l'ha dimostrato con la sua vita, con la sua vita gioiosa, con la sua vita pronta a riportare la pace, la gioia nel cuore di quanti si rivolgevano a lui. Tante volte anche con un rimprovero, tante volte anche con delle indicazioni precise e chiare, sempre però per riportare le anime sulla strada della dolcezza
dell'allegria, della serenità e della pace. Fuggi la tristezza. È quanto Padre Pio oggi suggerisce a ciascuno di noi. Fuggi la tristezza, perché questa entra nei cuori che sono attaccati alle cose del mondo. Interroghiamoci: quali attaccamenti di persone e di cose oggi offuscano la tristezza del nostro cuore, ci appesantiscono e non ci danno la possibilità di gioire? E allora chiediamo al Signore la forza e la prontezza per liberarcene, per ritornare a gioire e a gioire pienamente, perché la gioia del Signore sia sempre nel nostro cuore. Auguri per questa gioia, cari amici. Pace e bene a tutti voi.